L'iPhone 14 è uno degli smartphone Apple che strizza di più l'occhio al pubblico Android, un pubblico che ormai spesso... Cambia posizione così come cambiano posizione spesso gli utenti iPhone che magari in questo momento stanno provando l'interessantissimo Fold 4 di Samsung, perché è un dispositivo particolare che eh, innova rispetto a quello che Apple ancora non ha proposto. Ma dall'altro lato c'è invece un iPhone 14 che strizza pesantemente l'occhio ad una serie di caratteristiche che gli Androider amano, come ad esempio l'assenza del notch, o meglio la nuova Dynamic Island, che è sicuramente più discreta e soprattutto è un qualcosa di mai visto prima. Prima, che veramente incuriosisce anche chi sceglie di solito uno smartphone di altre aziende. E c'è anche un'altra componente: finalmente arriva l'Always on Display. Quindi diversi motivi per scegliere un iPhone 14 arrivando da Android. Ma vediamo in questo video quali sono i passaggi che dovreste fare se volete appunto passare da un dispositivo Samsung, OnePlus, Oppo, Huawei, Honor, Google, quello che è, ad un iPhone. Come dicevo, la transizione negli anni è diventata sempre meno importante, diventa sempre più semplice, anche perché la stessa Apple ha pensato a delle vie ufficiali per trasferire i propri dati, ma ce ne sono altre non ufficiali che c'erano già prima e funzionano benissimo, quindi non è più un problema riuscire a non perdere per strada nulla. Quello che chiaramente dovete mettere in conto è che se passate da Android ad iOS o anche il viceversa, quello che non vi seguirà in alcun modo sono le cronologie di acquisto rispettivamente di Play Store e di App Store quindi se avete acquistato quella specifica app su Play Store chiaramente l'acquisto lo dovrete ripetere se volete su iOS e poi c'è un altro tema non tutte le app per Android si trovano su iOS e in realtà molto più spesso non tutte le app di iOS si trovano su Android quindi questo visto nell'ottica dell'utente Android che oggi sceglie iPhone 14 è un vantaggio perché è vero di base su iPhone ci sono più applicazioni rispetto a quelle che troviamo su Android o meglio, ci sono meno applicazioni di quelle che troviamo su Android, ma di qualità più alta. Quindi sono di più quelle di qualità più alta su iPhone, quelle che poi utilizzate davvero. Su Android ce ne sono di più in numero maggiore, ma spesso la qualità non è al massimo. Detto questo, perché dovreste acquistare iPhone 14 quest'anno e magari soprattutto iPhone 14 Pro se avete un Android? Perché Apple ha più o meno colmato tutte quelle mancanze che gli utenti Android vedevano nell'hardware e nel software di iPhone. Ad esempio, la nuova fotocamera di iPhone 14 raggiunge i 48 megapixel e gli utenti Android sono sempre molto attenti ai numeri e qui, insomma, i numeri sicuramente non mancano. Sono migliorate le prestazioni in low light, arriva anche l'autofocus per i selfie, che era un'altra caratteristica che i primi smartphone Android iniziavano ad introdurre. E poi, come già detto, c'è l'always on display e l'implementazione di Apple è geniale, onestamente non ho mai visto nulla di simile su Android, si era avvicinata Oppo un po' con degli scontorni molto carini, ma l'Always on di iPhone 14 sostanzialmente resta completamente attivo con le foto, con i colori sempre visibili, quindi è fatto veramente benissimo. È un'implementazione, come ha detto Carl Pay, sicuramente in ritardo. Ma la migliore che si sia mai vista. Dunque, come eseguire questo passaggio? Beh, il primo e il più importante è acquistare l'iPhone 14 ed è anche la fase più delicata perché è dove bisogna svenarsi e non poco, specialmente per il modello Pro. Ma se venite da un S22 Ultra, probabilmente sapete bene che anche quelli smartphone costano, anzi, si svalutano molto, molto prima di un iPhone. Questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. L'iPhone svaluta meno. Quindi è un acquisto che vi durerà di più nel tempo e all'atto della rivendita ci riprenderete più soldi rispetto a quelli che potete prendere da un altro smartphone Android. Una volta acquistato lo smartphone, la prima cosa da fare è configurare il nuovo iPhone e trasferire i dati. In questo, come vi dicevo, ci sono delle vie ufficiali, ma oggi vi voglio presentare una delle più complete soluzioni per spostare i dati da Android ad iOS ed è lo sponsor del video di oggi, cioè Tenorshare iCareFone Phone Transfer. Hiker Phone Transfer è un tool utilissimo disponibile per Mac e PC che vi consentirà di Trasferire le vostre chat di Whatsapp e non solo da Android ad iPhone con un solo click in modo semplicissimo. Il vantaggio rispetto alla soluzione di Apple Move to iOS è che con la soluzione di Apple potrete ripristinare questi dati soltanto nella fase iniziale di configurazione del dispositivo. Quindi se vi siete fatti prendere dalla scimmia e volevate vedere la Dynamic Island in funzione, avete già iniziato ad utilizzare l'iPhone 14, i dati di Whatsapp. Ciao, ne avete persi per sempre. Oppure dovete ripristinare il dispositivo, perdere i dati che avete, diciamo, raccolto in quei primi giorni di utilizzo, riportare il backup e rinunciare a quei dati. Non ha molto senso come cosa. Invece, con Hyker Phone Transfer potete ripristinare i dati di whatsapp anche in un secondo momento senza bisogno di ripristinare del tutto il vostro iphone il programma permette infatti di effettuare una copia di backup dei dati delle chat e di ripristinarle successivamente sul nuovo dispositivo l'aspetto interessante è che questo software funziona anche con whatsapp business non solo con la versione normale quindi anche per chi utilizza il telefono per lavoro è sicuramente un grosso vantaggio nel backup realizzato da iCareFone verranno inclusi i messaggi video le immagini e i file condivisi in precedenza il passaggio di questi dati può avvenire in ogni direzione quindi sia da android ad ios sia viceversa. Oltre a questo iCareFone permette di salvare in locale sul computer le chat, i contatti e gli altri dati di Whatsapp in modo tale da trasferirli e visualizzarli anche fuori da Whatsapp. Il programma è disponibile per PC e per Mac come vi dicevo ed è compatibile con tutti gli iPhone fino agli ultimissimi modelli. Quindi se siete interessati vi lascio il link in descrizione per approfondire iCareFone Transfer e per convincervi così a passare ad iPhone 14 dato che non perderete in alcun modo le informazioni essenziali del vostro account Whatsapp. Un altro aspetto da tenere a mente però riguarda le foto. È uno degli aspetti più importanti secondo me trasferire le foto è una procedura molto delicata oggi l'utente android utilizza google photo che fa un backup automatico delle foto scattate dallo smartphone android dovete sapere che su iphone non è proprio così perché dovete aprire l'app di google photo se volete che l'iphone avvii un backup e lasciarla attiva non è comodissimo nel lungo periodo soprattutto se avete tante foto se ne avete poche vabbè se ne avete tante vi consiglio di spostare quelle foto da google photo ad i cloud photo library che per carità è ha dei limiti in termini di Gigabyte più stringenti rispetto a Google Photo, ma se acquistate una versione a pagamento dell'abbonamento di iCloud potrete sicuramente far rientrare tutte le foto di cui avete bisogno. E quindi iCloud funziona meglio su iPhone perché lavora in background esattamente come Google Photo lo fa su Android. Ma se iCloud Photo non esiste su Android, Google Photo esiste su iPhone, ma non lavora in background, quindi non ha molto senso, vi ripeto, utilizzare Google Photo perché il backup automatico in sostanza ve lo dovete dimenticare. Dovete farlo a e se siete tornati da una vacanza con quelle 2000 foto scattate tra fotocamera e smartphone fare un backup con l'app aperta di Google Photo su iPhone non è un'esperienza che vi consiglio c'è poi la questione contatti che verrà gestita da Move to iOS e anche la questione app come sapete l'app Move to iOS va a trovare quelle app che avete su Android e se trova la versione compatibile con iOS la scaricherà ad App Store questo però occhio perché non vale per il discorso che facevamo prima degli acquisti quindi vale solo per le app gratuite Infine un aspetto che dovete sicuramente tenere a mente è che passando da un sistema operativo all'altro ci saranno delle cose che funzioneranno in maniera diversa. Il sistema iOS ragiona in maniera diversa rispetto ad Android, quindi abituatevi all'idea di dover leggermente rivisitare le vostre abitudini, in particolare di dover ricalibrare l'importanza dei download dallo store ufficiale, perché ve lo dico, perché so benissimo che su Android è molto più semplice trovare, scaricare e installare le applicazioni dall'esterno, mentre su iPhone non funziona così anche se le trovate non le potete installare direttamente da iPhone è molto più scomodo il modo in cui si fa questa cosa e soprattutto oggettivamente la maggior parte delle app indispensabili sono gratuite non hanno neanche abbonamenti quando ce n'è qualcuna che magari vi chiede un abbonamentino oppure che vi chiede un piccolo pagamento per essere utilizzata magari vale la pena appunto sceglierla perché evidentemente vi è utile e eh, soprattutto il discorso degli acquisti in app su iPhone funziona in maniera molto più estrema rispetto ad Android ce ne sono molte di più di app che richiedono un servizio di sottoscrizione annuale mensile. Quindi tenete a mente anche questo aspetto. Dopodiché l'iPhone è un telefono esattamente come un qualsiasi smartphone Android, è un top di gamma nella maggior parte dei casi, ma anche l'SE, voglio dire, si difende ancora alla grandissima pur non essendo più modernissimo nell'estetica. Quindi lo prendete, lo configurate, lo accendete, vi godete il bellissimo schermo, vi godete la Dynamic Island se scegliete il Pro e vi godete soprattutto quella fotocamera davvero molto molto interessante. Però fatemi sapere se voi siete esattamente in questo pubblico che è passato da Android ad iPhone. IPhone, con l'iPhone 14, o se state valutando di farlo, o magari se dopo qualche settimana, qualche mese di iPhone 14 avete scelto di tornare ad Android, raccontatemi la vostra qui sotto nei commenti, vi leggo tutti, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!